Benvenuti e bentrovati alla nuova puntata della 13ª stagione di Buio in Sala, il vostro magazine di critica cinematografica preferito dalle sale del circuito The Space Cinema. Un altro grande ospite ai microfoni di Buio in Sala, parliamo di Massimo Carlotto, uno dei più grandi scrittori noir italiani ed europei, autore di diverse sceneggiature per la televisione ed il cinema. E Massimo Carlotto è anche sceneggiatore del libro e del film Arrivederci Amore Già, uno dei thriller più importanti del cinema italiano degli ultimi anni. Massimo Carlotto, scrittore, sceneggiatore di cinema, di teatro, di televisione. Oggi parliamo di La Via del Pepe, come nasce? La Via del Pepe è una finta fiaba africana per europei ben pensanti. È una fiaba che è stata costruita esclusivamente sui luoghi comuni che noi abbiamo sull'Africa. E la cosa incredibile è che nessuno se n'è accorto, che sono luoghi comuni completamente falsi. Io ho trovato una serie di testi sulla Via del Pepe. La Via del Pepe erano diverse vie del Pepe, io parlo della settima Via del Pepe, cioè da dove il Pepe partiva per arrivare in Europa. Ed è una scusa per parlare dei migranti, è una storia di migranti, è una storia in realtà in particolare di un ragazzo, Amal, ed è legata, come dicevo prima, al discorso dei luoghi comuni e quindi è totalmente inventata, veramente una fiaba che però si muove sul terreno della verosimiglianza. La realtà è data dal fatto che il personaggio è un migrante, si trova su un barcone che è partito dalla Libia diretto a Lampedusa. Il racconto si inserisce perfettamente nella narrativa di Massimo Carlotto, che è prevalentemente noir. Infatti Carlotto è uno dei più grandi scrittori di noir d'Europa, ma ha anche un fortissimo attacco alla realtà, al sociale, totalmente inserito nell'attualità più dolorosa e oscura. Qual è oggi il ruolo dello scrittore? Come deve affrontare la materia ribollente che emerge dalle pagine per dare realmente un senso alla scrittura? Ma oggi il mondo degli scrittori, devo dire, è spaccato in maniera verticale. Cioè, da un lato ci sono autori bravissimi che raccontano la loro percezione del mondo attraverso la loro fantasia. Poi c'è un'altra parte, qui io voglio dire, diciamo, milito in questo settore della letteratura, è quello di essere legato alla realtà e di raccontare la realtà. Io credo che un autore in questo momento storico debba attraversare il proprio tempo occupandosene, cioè raccontando quello che vede, quello che sente, non solo quello che percepisce in generale rispetto all'esperienza. E questo ci porta a maneggiare la realtà come elemento centrale del lavoro. Per me è molto importante e mi interessa anche essere puntuale, nel senso che oggi, per esempio, un tema fondamentale della nostra società è il discorso dei migranti. Ecco che un autore interviene con un mezzo come quello della fiaba per poter parlare appunto di questo problema. Io credo che oggi gli autori si debbano muovere in maniera molto chiara, con parole molto chiare. Uno dei personaggi centrali dell'universo letterario di Massimo Carlotto è l'alligatore, che è cambiato e si è evoluto nel tempo. Che rapporto ha oggi lo scrittore con lui? Che tipo di legame vi unisce? Ma c'è una doppia relazione, la relazione che c'è tra l'autore e il personaggio e tra il personaggio e i lettori. E quindi si crea una relazione molto particolare che è tra l'autore e i lettori. Perché ognuno vede il personaggio in maniera completamente diversa e ha un uso del personaggio che è diverso. I lettori tendono ad affezionarsi molto alle serie, alla serialità. Io non lavoro sui personaggi, ma lavoro sulle storie, per cui mi è capitato di abbandonare l'alligatore per un tot di anni, addirittura 7 anni. E i lettori si sono molto arrabbiati su questo, tanto che adesso ho dovuto riconsiderare il mio modo di lavorare rispetto all'alligatore. Io non ho la concezione americana del personaggio che è sempre uguale a se stesso, ma che è il mondo che cambia intorno al personaggio.
A me interessa un personaggio che sia adeguato al tempo e quindi che invecchi durante la serie, perché questo gli dà una forma diversa rispetto, cioè gli permette di essere più puntuale rispetto al tempo raccontato nel romanzo, e questo per me è molto importante, è una concezione completamente diversa, molto europea, ma secondo me molto più corretta per quella che è il nostro sentire rispetto all'evoluzione dei personaggi. Per cui la Ligatore oggi è in piena evoluzione, in quest'ultimo romanzo è un romanzo di conflitto e di crisi, per cui il personaggio non sempre è vincente, ma ci sono momenti in cui il personaggio anche risente di situazioni molto pesanti e anche delle sconfitte. Una didascalia cita i due articoli del nostro codice penale riguardanti la riabilitazione, la carcassa di un alligatore sanguinante al quale è stato probabilmente inferto un colpo d'arma da fuoco viene trascinata nella melma di un fiume sudamericano ripresa a filo d'acqua in soggettiva per poi sbattere su una roccia. E lo spirito del film Arrivederci amore ciao di Michele Soavi è già dichiaratamente rintracciabile in questa iniziale manciata di secondi, esigua ma d'impatto, violenta per lo spettatore. Violenta come il percorso che il protagonista, l'ex terrorista Giorgio, ovvero Alessio Boni, intraprenderà per ottenere il rientro nella società per bene, pulita. Allo stesso modo il film si rifarà ad una programmaticità già rintracciabile nel romanzo di Massimo Carlotto, affermato autore di Noir aventi come protagonista l'alligatore, investigatore privato ed ex galeotto con sete di verità e giustizia, che il regista Michele Soavi appunto omaggia nella prima sequenza e con altri oggetti scenici con l'effigie del rettile. Il mondo di Carlotto sembra un mondo dove i ruoli assegnati devono essere vissuti fino in fondo, nel bene e nel male, dove sfumature e compromessi dell'agire quotidiano sono premesse di tradimenti sempre più alti e gravi, o aggiustamenti di una continua lotta tra una maggioranza silenziosa che nella migliore delle ipotesi è distratta o ingenua, ed una lobby di prepotere o sottopotere, come avvocati, questori e collaboratori di giustizia, che utilizza la corruzione e il ricatto come strumenti di controllo e di ascesa sociale. L'azione stava per cominciare. Anedda, vicequestore Anedda della Digos. Non mi ci trovo con le sigle. Allora impara questa. NCC, non sono così coglione. Sei tornato per pagare il tuo debito con la giustizia, compagno. Hai ricattato quegli stronzi su a Parigi. Avete messo su un bel teatrino per i giudici. C'è un irriducibile già condannato all'ergastolo che si accolla al tuo omicidio. Confessa che la bomba davanti all'Unione Industriale di Padova ce l'ha messa lui. E che quel fessacchiotto di Metronotte è diventato spezzatino per sbaglio. Dice che è un caso di coscienza. E così alla revisione del processo tu te la sfanghi. La verità non sono stato io. Vedi? A me le tue cazzate non le dai a bere. Io posso andare dal presidente della Corte d'Appello e dimostrargli che questo processo è una farsa. Guardi che si sbaglia, io non c'entro niente veramente. Ti ho detto di non ci provare! Ho una bella foto a ricordo che ti riguarda. Era notte, ma adesso ci sono i test morfologici. L'affare che possiamo fare noi due è questo. Io non dico niente ai giudici, ma tu mi devi fare una bella lista di nomi. Non ho più contatti, sono fuori da giro. Identità anagrafica, nome di battaglia, professione, posizione nell'organigramma. Niente da fare! Lo sai che ci sono delle belle cellette buie buie, 2 metri per 2 metri, laggiù. Io ti sbatto là dentro e butto la chiave. Nessuno sa che sei qui e nessuno ti vedrà mai uscire.
Il problema del tradimento poi non se lo è posto certamente il buon Michele Soavi, regista, che ha aderito in pieno al mondo letterario del romanzo. Anche lui ha idealizzato la cattiveria, rivendicando con ripetute affermazioni l'assenza di rassicurazioni e di finali consolatori, ma forse sbaglia, bersaglio, perché ultimamente si è mitizzato il finale aperto ed un cosiddetto lieto fine in questo cinema italiano avrebbe addirittura un carattere sovversivo. Assente dal grande schermo dai tempi di Dell'amore e della morte del 93, Soavi si è saputo affermare in fiction televisive che riprendevano episodi della nostra storia recente, da Ultimo, numero 2, fino a Una bianca e l'ultima pallottola. Ma se nel medium cattolico Soavi ha potuto con facilità liberare ed affermare il proprio compulsivo estro visionario, supportato tra l'altro da un forte senso del ritmo e della drammaticità, diverso è il discorso per il grande schermo, e come mosso da un orgoglio irrefrenabile, il regista della Chiesa e la Setta sembrava troppo interessato ai suoi meccanismi, studiati, raffinati ed insinuanti. Infatti la sequenza dell'incubo mortale di Roberto è magistrale, con l'overload della canzone che dà il titolo al film, per quanto sconti più di un debito con Dario Argento, figura dal quale evidentemente Soavi non riesce ad affrancarsi del tutto, ma il merito è quello di tenersi sempre un passo indietro al virtuosismo e alla gratuità. Ma gioca al film aver puntato molto sull'umanità dei personaggi, con attori che sembrano nati nei rispettivi ruoli, in particolare Michele Placido, che gioca la carta del grottesco con la figura del vicequestore della Digos e il suo crescendo di ricatti verso il protagonista, di cui possiede una foto che lo ritrae come esecutore di un attentato. E in Cioria, echeggiando il mondo a tinte forti di Elio Petri, ritagliandosi come attore, oltre che come regista, una figura di primo piano nel cinema civile e contemporaneo. Massimo Carlotto scrive anche per il cinema, per il teatro e per la TV. Scrivere un libro è forse molto più, una cosa molto più libera rispetto a scrivere per il cinema, dove il pubblico raggiunto è più ampio e quindi ogni parola deve essere più pensata e ponderata. Beh, no, dunque, in generale la scrittura per il cinema o la televisione è una scrittura complessa e immediata, perché non c'è più la libertà assoluta dell'autore rispetto alla propria opera, ma lì si tratta di una serie di relazioni, di mediazioni con una marea di figure dalla produzione. Lì ci sono tutta una serie di sensibilità artistiche che intervengono, oltre a un discorso molto preciso dal punto di vista produttivo e delle linee editoriali. È ovvio che il prodotto che alla fine esce è un prodotto completamente diverso, ma io credo che sia giusto, nel senso che i linguaggi sono così diversi anche nella scrittura che alla fine bisogna aspettarsi e auspicare che ci siano delle differenze sostanziali tra romanzo e quello che poi diventerà il prodotto finito dal punto di vista televisivo o cinematografico. Sta lavorando, c'è oggi in progetto qualcosa di nuovo per il cinema? Beh, sto lavorando con De Cataldo, De Giovanni e Lucarelli a un progetto per Sky, quattro film, quattro punti diversi sul tema sbirri, e diventerà anche da giugno un progetto editoriale, quindi ci sarà proprio un discorso editoriale e poi televisivo. E poi sto lavorando alla serie dell'Alligatore per la Rai. Se oggi Sky, così come in America la Pay TV, è una delle realtà più interessanti in Italia dal punto di vista creativo e produttivo dell'audiovisivo, forse ancora di più del cinema. Beh, devo dire che Sky, almeno in questo progetto, sta puntando molto alla qualità, e questo ci interessa molto proprio dal punto di vista del lavoro e della scrittura. Poi il fatto di affrontare un tema così come Sbirri con quattro film non è male, insomma, è un punto di vista, devo dire, illuminato. Però bisogna anche dire che anche in Rai sono cambiate molto le cose, e Rai 2 in particolare sta producendo fiction di qualità. Andiamo adesso a vedere cosa offre la programmazione del circuito The Space al Centro Commerciale Due Mari e al Centro Commerciale Le Fontane, partendo dal nuovo film di Steven Spielberg, Ready Player One. Come with me. Questo è Oasis. È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. Dal regista Steven Spielberg. La gente viene su Oasis per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere.
Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Vai, su, 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 su. Benvenuto nella ribellione, Wade. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. A marzo. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore. Vivi un'avventura. Chiedetevi questo. Troppo grande. Siete disposti a combattere? Per il mondo reale. Mio padre scelse questo nome perché sembrava l'identità segreta di un supereroe, tipo Peter Parker o Bruce Banner. Ma morì quando ero piccolo, come mia madre. E sono finito qui. Qui, nel mio piccolo angolo nel nulla. Non c'è nessun posto dove andare. Nessuno. A parte Oasis. Un intero universo virtuale. La gente viene su Oasis per tutto quello che si può fare. Ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Lo senti questo? Sì. È l'unico posto dove sento di avere un senso. Oasis è un parto della mente di James Halliday. Salve, se mi state guardando, sono morto. Ho creato un oggetto nascosto, un easter egg. Il primo che troverà l'egg erediterà 500 miliardi di dollari e il controllo totale di Oasis stesso. Chi è questo Parzival e come diavolo fa a vincere? Trovatelo. Non è solo un gioco. Si tratta di vita e morte nella realtà. Oasis è la più importante risorsa economica del mondo. Questa non è altro che una guerra per il controllo del futuro. Benvenuto nella ribellione, Wade. Come molti di voi, sono venuto qui per evadere. Ma ho trovato qualcosa di molto più grande di me stesso. Siete disposti a combattere? Insieme salveremo Oasis. Come tutti i miei eroi. Vivo qui a Columbus, Ohio. Nel 2045 è ancora la città col più alto tasso di sviluppo della Terra. Ma di sicuro non sembra quando vivi nelle cataste. Chiamano la nostra generazione i milioni scomparsi. Scomparsi non perché siamo andati da qualche parte. Non c'è nessun posto dove andare. Nessuno. A parte l'Oasis. È l'unico posto in cui mi sento giusto. Un mondo in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. Questo è bello, capito? Le cose che non cambiano, che rimangono uguali, le abitudini. Questo sapore, questo marocchino, grazie a te, sarà sempre lo stesso. Vendo il bar. Ma a chi? All'egiziano, quello del kebab.
Dimmi com'è! Grande amico, vendo bello orologio, amico. 5 euro. Ma non piove più. 4 euro perché non piove più. Amico, guarda un attimo. Filo di Svezia. Scozia. Si chiama Filo di Scozia. Le prendo tutte se me le metti 20 euro. Abbiamo sempre fatto 15 al paio. Il nero qua fuori fa 5, io lo faccio scendere a 3. Venga dentro, lo troviamo, come dire, un modo ragionevole per non pestarci i piedi. 5 minuti, le offro un tè. Casa tua è laggiù, da qualche parte, in Africa. Ed è lì che io ti riporterò. Mario, mi chiamo Dalida. Quella storia di tornare a casa porterebbe anche me? Dai, Mario! Dai! Mi piace, Melanie. Prova, ma è un complimento. Dilli. Un bamaye soko morimoko. Un bamaye soko morimoko. Grazie, Mario. Mi sa che non ho capito. Lei li stava riportando in Africa. Traghetto Napoli-Tunisi e poi tutta una tirata fino in Senegal. Se ognuno facesse come me, uno alla volta, vi riportiamo a casa, vi riportiamo tutti. Una vacanza umanitaria. Sulla base dei primi 4 mesi, bed and breakfast ti fa, diciamo, 110.000 euro. Spese di gestione, pulizie, 41% sull'eccedenza, tasi, limo. Ma che veramente devo pagare tasse? Sono sempre pieni di turisti questi. Per noi non siete dei clienti. Che posso avere la fattura? No. Noi accettiamo solo donazioni. Un'idea geniale questa. Mi faccio pagare dai turisti con la donazione minima esentasse. Nel mio bed and breakfast potremmo allestire un piccolo altare. Potremmo pure fare una formula messa e colazione. Lo spirito a sinistra. Il santo a destra. Manco il segno della croce se fa. Ma io non c'ho bisogno di loro. Io me la invento una religione. Prendiamo un po' qua, un po' là, facciamo un mix di gusto, magari, ma un mix. C'è un solo Dio. Uno e trino. Facciamo che Dio è quadruplo. Diamo subito un segnale forte. Tu sei il tuo Dio. Devo chiamarla maestro? Giro di spritz per tutti! Noi siamo nostro Dio! Avete avuto il monopolio per 2000 anni. Adesso tocca a noi. Ci dobbiamo concentrare per il prossimo obiettivo. L'otto per mille. Ionismo, eh? Cioè, io da io, uh-huh. E nismo da... Che ci porti altri due spritz, per favore? Io ho una piccola azienda di restauro. La sovrintendenza mi deve 160.000 euro da un anno. Sapete come pago le mie collaboratrici? Con la pensione di mia nonna. Claudia, era tua nonna, dice che sta per morire. Tu devi continuare a prendere la pensione di tua nonna. Non si può. Si può invece. Distesa non ci sta. Solo per pochi mesi, nonna. No, signore! Guardia di finanza, lei è in arresto. Ma sto maresciallo non ce l'ha una vita. Quello è un romantico, vuole l'amore. Claudia Maria Luosi. Ci sarebbe una piccola stranezza sulla pensione della nonna. A cosa devo il piacere? Una piccola ispezione fiscale. Cosa stai facendo? Controllo. No! No, no, non è un'indagine. Mi piaccio, mi sta pure corteggiando. Scontrino? Chi è? Oh, mi hai toccato una tetta. Sì, mi sembrava un gesto coerente col contesto, no? Cioè, io faccio tutte le categorie di YouPorn e questo si innamora con mezzo bacio? Cosa ho fatto di male? Hai surgelato tua nonna, tesoro. E tu? Qualche cadavere nascosto? Cadavere? Non sai mai dove metterli. Bisogna scongelare. Ma noi l'abbiamo rimessa in freezer. La platella platessa. La vecchia non c'è più. Ragazze, può entrare un maresciallo della finanza? Ave.
Ma dai, la nonnina. Signora, com'è andata a Chianciano? La puntata di Buio in Sala si conclude qui, vi ricordo di seguirci sui nostri social agli indirizzi che vedete in sovrimpressione e di seguirci anche venerdì prossimo sempre alle 14.30 sempre su Esperia TV, il canale 18 e in replica il sabato alle 20.30. A me non resta che ricordarvi di andare a vedere tutti i grandi film in programmazione al Centro Commerciale Due Mari, al Centro Commerciale Le Fontane del circuito The Space Cinema. Ci vediamo sempre alla prossima puntata, arrivederci, buona visione e Buio in Sala.